Questa puntata, il secondo piatto, ve lo voglio preparare con l'ausilio del robot da cucina, visto che ultimamente sono molto diffusi e ci aiutano tantissimo in cucina. Vi voglio presentare questo qui che è davvero eccezionale, si chiama Thermomax Chef ed è un robot da cucina che parla, ha un boccale in nickel da ben 4,5 litri, quindi più grande dei soliti boccali dei robot da cucina, impasta, cuoce in pochissimo tempo, omogenizza, addirittura la cottura a vapore. Lo potete acquistare da Interhouse Arredamenti, che è il nostro sponsor, come potete vedere, dove ho acquistato anche la mia bellissima cucina. E per contattarli potete farlo tramite Instagram e Facebook sulla loro pagina dedicata e chiedere tutte le informazioni che desiderate. Andiamo quindi a vedere la ricetta che realizziamo quest'oggi, che è un semplicissimo spezzatino con patate e piselli che cuoceremo, pensate un po', in soli 20 minuti. In maniera molto molto semplice, potete fare tantissime altre cose mentre lui da solo prepara il tutto. Andiamo ad accendere il nostro robot da cucina. Benvenuti nel mondo Thermomax Chef. Apriamo il coperchio. Coperchio aperto. E andiamo a conoscere gli ingredienti del nostro spezzatino. Ci serviranno circa 50 ml di olio, circa 100 ml di acqua, ma dipende un po' anche dalla qualità delle patate, quindi mettetele sempre un pochino di meno. 500 g di spezzatino di tacchino, 400 g di patate, 200 g di piselli, mezza cipolla tritata, circa 2 cucchiai di passata di pomodoro e sale quanto basta. La prima cosa da fare è andare a soffriggere un po' la cipolla come avremmo fatto normalmente e quindi andiamo a mettere 50 ml d'olio. Guardate, anche questi misurini bellissimi per non sporcare null'altro che gli accessori del robot. Mettiamo dentro. Versiamo anche la cipolla. Chiudiamo il coperchio, che ha una chiusura a scatto. Chiuso. Così siamo sicuri. E andiamo con riscaldamento. Ci guida passo passo. Mescolare in antiorario. E andiamo a impostare il timer. Basterà circa un minuto e mezzo. Poi andiamo a impostare la temperatura, 100 gradi vanno bene, andiamo ad impostare 50 rpm ed avviamo il nostro robot. Avvio. Dopo aver fatto rosolare la cipolla andiamo a mettere nel nostro robot la carne. Mettiamo giusto un pochino di vino, il sale e andiamo a far ripartire il robot. Adesso andiamo ad aggiungere la passata e i piselli. Ok, in mezzo anche andrà bene. Riavviamo il programma chiudendo però questa volta il robot con il suo tappo. Riscaldamento. Mescolare in antiorario. Questa volta impostiamo la cottura finale, quindi altri 15 minuti. Passiamo sempre la temperatura su 110. E l'avviamo. Nel frattempo l'unica cosa che ci resta da fare è andare un attimino a tagliare le patate e come avete visto non abbiamo sporcato assolutamente nulla, quindi possiamo fare tantissime altre cose nel mentre che lui cuoce per noi, davvero è tutto più facile anche dopo per pulire, perché vedremo dopo come il boccale è anche autopulente, quindi una cosa davvero grandiosa. Adesso andiamo ad unire anche le patate. Prendo il coperchio e le versiamo dall'ingresso qui in alto e c'è già un grandissimo profumino.
Un'altra caratteristica che amo molto di questo robot è che potete farci tutte le ricette che avete voi, quindi non vi obbliga ad utilizzare per forza le sue ricette che comunque trovate nel manuale. Impiattiamo il nostro spezzatino che il robot è riuscito a cuocere in soli 15 minuti, quindi per me è proprio una magia, non abbiamo sporcato nulla e calcolate che anche la genovese, che è un tipico piatto napoletano che piace a tutti ma ci vogliono 2 ore per cuocerla, in questo robot la potete cuocere in soli 40 minuti, 30-40 minuti. Mettiamo un po' di prezzemolo, un po' di pepe, ovviamente è una cosa a gusto soggettiva. E il nostro piatto è pronto. Per lo spezzatino di tacchino ci serviranno 500 g di tacchino a pezzi, 200 g di piselli, 400 g di patate, mezza cipolla, 2 cucchiai di passata, 50 ml di olio evo, mezzo bicchiere di vino, 100 ml di acqua e sale. Così come è facilissimo cucinare con il nostro robot, è altrettanto facile e veloce andarlo a pulire. Basterà mettere mezzo litro d'acqua, giusto un goccio di detergente, chiudiamo, impostiamo mescolare in la massima velocità ed è pronto per partire per la pulizia. Io vi ricordo che se le mie ricette vi sono piaciute le potete trovare sulla pagina Facebook ed Instagram La Cucina di Casa Paturzo. Se vi ha colpito questo meraviglioso robot lo potete acquistare al nostro sponsor Interhouse Arredamenti, che potete contattare su Facebook ed Instagram. Arrivederci a tutti voi!